Eder. Mech. Pallister. Ci eravamo recati presso la stazione dei carabinieri di Guardiella per verificare se erano ancora disponibili le immagini del circuito di videosorveglianza della caserma. Il vice comandante della stazione, in servizio, ci riferiva che il supporto di memoria era disponibile in quanto rimosso dal sistema di videosorveglianza della struttura in data 7 gennaio 2021 a seguito di una nostra richiesta. Aggiungendo inoltre che il tecnico contattato per estrapolare le immagini non era riuscito ad effettuare l'operazione richiesta. A detta del sottufficiale, l'hard disk non era mai stato reinserito nel DVD per evitare che i dati contenuti all'interno venissero sovrascritti, riferendo, inoltre, di ricordare che il sistema sovrascrive le immagini memorizzate dopo circa 3 giorni. A questo punto abbiamo preso noi tale disco rigido. Inoltre sempre oggi si era provveduto a verificare se la chiave con il portachiavi a cuore, rinvenuta all'interno dell'armadio della Resinovic e sequestrata in data 29 gennaio, aprisse la saracinesca dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Trieste Atletica sita in via Pondares 10 con esito negativo. Ci sono dei punti che non mi sono ancora chiari e che ora vorrei esporre con la speranza che possano aiutare le indagini. Da quanto è emerso finora, mia sorella frequentava un altro uomo che nessuno di noi conosceva e progettava di porre fine al suo matrimonio. Nella prima settimana, il marito ha mantenuto sempre un atteggiamento passivo. Ad ogni mia proposta, come, ad esempio, attivare delle ricerche o condividere un appello sui social network, rispondeva in modo schivo e non collaborativo, affermando che dovevamo semplicemente aspettare. Mia sorella aveva una disponibilità economica di gran lunga superiore a quella del marito ed era lei a sostenere tutte le spese. Dopo una decina di giorni, il marito ha affermato di aver trovato 2.400 euro in un cassetto, aggiungendo che erano i soldi che gli lasciava Liliana per pagare le bollette o in caso di spese extra. Ma questo è falso, perché Liliana pagava personalmente le bollette recandosi in ufficio postale. Lui non si è mai occupato di questo tipo di commissione. Mia sorella, la scorsa estate, mi ha confidato di tenere tutti i suoi dati bancari dietro ad un quadro in camera, perché a detta sua non si può mai sapere cosa può succedere. Dopo aver organizzato il funerale con il marito e mia cugina, mi sono recato a casa di Visintin su suo invito per prelevare alcuni oggetti di mia sorella assieme a mia moglie, mia figlia, mia cugina e sua figlia Raffaella. Il mio obiettivo era quello di controllare all'interno dei quadri, cosa che ho fatto, ma purtroppo non c'era più nulla. Chi ha preso il foglietto? E quando? Vorrei che venissero fatti accertamenti sul figlio del marito, Pier Giorgio, in quanto tra mia sorella e il figlio non scorreva buon sangue. Il figlio infatti chiedeva ripetutamente aiuti economici per se stesso e per la figlia, al padre Sebastiano, il quale, non avendo disponibilità economica, chiedeva alla moglie. Ma lei declinava sempre, perché affermava che doveva provvedere a trovarsi un lavoro. Le indagini hanno appurato che mia sorella è uscita di casa il giorno della scomparsa, in quanto è passata alle 8:30 davanti al negozio di frutta e verdura ed è arrivata in piazzale Gioberti, dove è stata inquadrata da una telecamera, e poi più nulla. Credo che sia salita su un veicolo di una persona da lei conosciuta, se no non si sarebbe fidata o avrebbe chiesto aiuto. Dalle foto per il riconoscimento, ho notato l'assenza di bracciali ed anelli. In particolare, indossava sempre un bracciale nero e azzurro, di quelli che una volta indossati bisogna tagliarli per toglierli. È lo stesso bracciale che le era stato tagliato durante un'operazione e che lei stessa aveva ricucito per continuare ad indossarlo. Mia sorella godeva di buona salute, non faceva uso di nessun tipo di farmaco e non usciva mai senza cellulari e documenti. Liliana non sarebbe mai andata via senza lasciare un biglietto o delle disposizioni a me o alla nipote. Reputo che il movente sia puramente economico. Il marito,
Tre giorni dopo la scomparsa, mi ha confidato di non poter materialmente vivere senza mia sorella percependo una pensione di 580 euro al mese e, a mia cugina, ha detto che avrebbe dovuto aspettare ben 10 anni prima di poter entrare in possesso della pensione di reversibilità. Come mai, ancora prima del ritrovamento, ha esternato queste preoccupazioni di natura economica? Mi auspico che queste osservazioni possano dare un'ulteriore spinta alle indagini perché sono fermamente convinto, conoscendo mia sorella da quando è nata, che non si sia suicidata ma piuttosto che sia stata prelevata da una faccia conosciuta, probabilmente attraverso l'inganno e poi fatta ritrovare per ragioni di convenienza. Grazie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.